Pieco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente. Un saluto a tutti voi cari ascoltatori, nuovamente insieme negli studi di Omnia News e oggi sono in compagnia di due giovani, infatti ho accanto a me Giuseppe alla mia destra mentre alla mia sinistra Francesco. Se vi ricordate, se qualcuno di voi, ma sicuramente avrete seguito le precedenti puntate sul Carnevale di Patti, ci eravamo promessi di sentire non soltanto i veterani, non soltanto i grandi del Carnevale, coloro che hanno lavorato in passato per la riuscita di questa bellissima manifestazione che a Patti richiama tantissima gente, ma avevamo infatti promesso a tutti voi che avremmo invitato anche i giovani, ossia le nuove leve, la nuova generazione, coloro che dovranno continuare dopo questi 55 anni di Carnevale a Patti a far sì che ve ne siano almeno altri 55. Dunque, certo. Intanto grazie e benvenuti qua negli studi di Omnia News, avete accettato l'invito e vi ringraziamo per questo. Dicevo, avrete una grossa responsabilità, continuare questo Carnevale per altri almeno 55 anni. Lo sapevate? Certo. Giuseppe, a te la parola prima. Cosa ne pensi di questo fatto? Intanto questo Carnevale di Patti si è sempre distinto per la sua bellezza. Tanti carri belli, tanti gruppi belli. Voi volete continuare questa tradizione? Certo, è sempre una cosa bella fare divertire le persone di questo paese. Naturalmente anche i veterani ci potrebbero, come stanno facendo quest'anno, ci aiutano a realizzare questi carri e a farceli per darci modo anche di vincere, di farli alla perfezione, regola d'arte, diciamo. Ah, quindi già abbiamo la prima notizia, vi sono coloro che realizzavano i carri in passato, vi stanno dando una mano d'aiuto, sì, dei consigli, ma anche materialmente. Anche materialmente, ah, certo. Bene, una bellissima cosa, possiamo fare qualche nome ad sì, esempio? Sì, il signor Pantaleo. Il signor Giacomo, vi ringrazio anche perché ci sta dando questa mano d'aiuto. E allora svelaci il carro, il nome, qual è? Ah, il tema è il Duracell, le batterie. Abbiamo scelto perché giustamente siamo ragazzi e siamo pieni di energia e realizzando questo tema volevamo dare anche la carica al resto della gente del paese. Ah, ecco, quindi è un messaggio chiaro, forte, ricarichiamoci. Tutti quanti, esatto. Tutti i cittadini di Patti, diamo un movimento a questa città, bellissimo, bravo Giuseppe. Ma ascolta, l'idea di realizzare il carro, di unirvi insieme, è nata avantieri qualche giorno fa oppure già è da un bel po' di tempo che ci pensavate? Già l'anno scorso avevamo realizzato un altro gruppo, quello degli Oblacks, quest'anno siamo voluti tornare con questo tema. Soddisfatti allora della passata stagione? Della passata stagione, esatto. Vi siete divertiti? Tanto. Avete vinto qualche... Terzo posto addirittura, gli Oblacks terzo posto. Io sì, presento in quell'occasione, ma non mi posso ricordare tutto. E quindi quest'anno allora sperate di, se non riconfermare il terzo posto, anche... Ma diciamo lo stiamo facendo più per divertirci, per far divertire anche la gente, non ci interessa... Bravissimo, e io questo volevo sentire da te, quindi finiamola, dico sempre io, di dire partecipo per vincere, no, certo. Come dicevi tu, l'importante è partecipare, fare divertirci e fare divertire la gente del paese, non ha importanza. Duracell, già incomincia a piacermi questo aspetto, ma Francesco, voi invece come rispondete? Allora, noi stiamo facendo un carro, diciamo, che si occupa
Ad esempio, noi l'anno scorso abbiamo fatto Tomorrowland. Tomorrowland comunque è un tema musicale, cioè una grande manifestazione, che quindi comportava anche a livello visivo il raggruppamento di noi giovani dall'età di 16 anni o comunque a salire. Invece quest'anno abbiamo pensato di creare un qualcosa che possa coinvolgere sia noi giovani che anche i bambini, perché comunque anche loro fanno parte di questo carnevale, non è che ci siamo soltanto E anche noi. questo mi piace, E noi, il Francesco, nostro bravo. titolo, diciamo, che non è soltanto carro, ma anche gruppo, sono i Minions, Ah, i che Minions, comunque ha quindi. Piace portato tanto scalpore nella storia dei cartoni animali. soprattutto ai bambini, Ma d'accordo, soprattutto ma bambini. anche giovani e grandi mi sa che ce li guardiamo. Penso proprio di sì, Mi sa di sì, perché. tutti quanti. Quindi un altro bel carro, un tema azzeccato anche questo. E poi mi piace questo binomio, giovani con Con i bambini. In bambini. quanti sarete? Allora, Numero. come gruppo arriveremo in circa 20-25 persone ancora, poi i giorni ancora ci sono, quindi Potranno cerchiamo di unirsi raggruppare ancora. più gente Quindi possibile. dietro questo bellissimo carro avrete il gruppo. Anche voi, dietro il carro ci Certo, sarà avremo un un gruppo gruppo, di 38 persone siamo. vestiti da batteria? No, abbiamo vestiti normali, pantaloncini e una maglietta. Con la con la scrittatura, cioè. scritta E Durace. le femmine invece avranno le orecchiette da coniglio in testa, cerchietto e la gonna, sempre con la maglietta. Francesco, tu ti occupi in particolar modo, so che sei appassionato di musica, quindi Sì, amplificazione. io mi occupo dell'amplificazione per questo carro. Quanto è importante l'amplificazione in un carro? Allora, l'amplificazione è relativa in un carro, perché se si ha lo scopo di avere un carro danzante, nel senso che tu fai il carro, sia a livello visivo, tutto scenografico, che lo scopo di portare le persone a ballare nel tuo carro, allora lì è molto fondamentale, perché l'acustica gioca molto sulle persone, perché se Essere tu stai ottima. dietro in un carro e comunque la musica è bassa o troppo forte, quindi l'udito ne risentirà. Giustamente la sfida durerà un bel paio di ore, allora lì è fondamentale, ma nel momento in cui tu hai un carro con un gruppo, allora metti un paio di casse, tanto per far sentire la tua musica allegorica, non Anche so, il perché baile la di musica gruppo, comunque qualcosa non del deve genere. mancare, la No, certo. musica sia nel Sì, la musica gruppo che nel secondo me è carro. una caratteristica che non dovrebbe mancare in un carro. Una componente Poi la anch'essa scenografia fa anche fondamentale. la sua Certo, parte. le luci e tutto Certo. il resto. Giuseppe, voi dove lavorate? In un capannone, in un locale Sì, messo lì a disposizione dal comune? no, i fratelli Sidoti ci hanno messo a Quindi una disposizione a di San Giorgio. un capannone privato. Cavannone privato, esatto. Avete trovato questa Sì, possibilità. possibilità. E da quanto tempo avete iniziato a lavorare? Ma circa un mese. Pensate di farcela, ci arrivate Sì, nel certo. carnevale? Ti dico questo e mi metto anche a ridere perché so con certezza che si arriva all'ultimo giorno e ancora qualcuno è lì con il Sì, pennello a certo. passare un po' di colore o quell'altro che deve collegare due fili, sta lì per partire la sfilata. Voi Certo, pensate di arrivare a questo certo. oppure No, no, un po' finiremo un prima? po' prima, sicuro. Perché poi non ci sarà manco divertimento, saremo stanchi, quindi. Venerdì, Sab domenica domenica e e il martedì. martedì parteciperete a A tutte tutte e tre, e tre. certo. E quindi siete iscritti anche al concorso per Certo, poter al concorso per vincere il premio a poter tutti gli effetti. I tuoi amici, hai detto che siete in tanti, vincere. Sì. si stanno divertendo anche nella realizzazione, nella preparazione Certo, di questo alla fine carro? siamo tutti là come una grande famiglia, ci vediamo a vicenda a realizzare il carro. Perché poi alla fine non è soltanto lavorare, ma è anche mangiare insieme, Certo. poi scherzare, un po' di musica. Certo, per Anche stare questo sta insieme. accadendo, presumo, Certo, anche anche perché come ho da voi. detto prima la musica è fondamentale, perché da un punto di vista anche psicologico ti aiuta a lavorare, perché magari ti distoglie i pensieri, allora uno andare alla musica, lavora. Una domanda che non potevo fare ai più grandi prima di voi, ma adesso questa la posso fare invece sia a Giuseppe che a Francesco. I vostri genitori cosa dicono? Uscendo da casa magari la sera e ritornando a notte fonda. La mattina bisogna andare a A scuola scuola. o a lavorare chi lavora. Certo. I genitori sono d'accordo? Li ostacolano un po'? Io sinceramente da un punto di vista familiare sono, diciamo, esonerato, perché i miei genitori stanno a Villa Franca, quindi abito Beh, solo, tu quindi in allora questo caso sei. sono avvantaggiato. E Giuseppe invece? No, alla fine sono d'accordo, certo mi dicono di tornare un po' prima perché giustamente mi devo svegliare presto per andare a scuola, però alla fine sono d'accordo, non è che è una cosa bella alla fine realizzare queste cose. Si parlava tanto di quello che si è fatto in passato. Voi giovani, cosa vorreste che si cambiasse di questo carnevale? Sempre lo stesso tragitto, va bene?
sempre quelle serate, sempre lo stesso modo di partecipare, o avete qualche idea nuova da dire anche adesso, da comunicare sia all'amministrazione comunale, sia a tutti i cittadini? Ci sono le telecamere a vostra disposizione per arrivare nelle case di chi ci ascolta. Ah, sinceramente forse un po' più di controllo per le persone che partecipano alle sfilate, per i ragazzi che si vestono fuori dai gruppi, va, intendo. Perché loro a volte disturbano pure la Sì. sfilata. Quei gruppi autonomi, Autonomi, chiamiamoli esatto. così, che si Si inseriscono. inseriscono all'interno degli altri gruppi molte volte e vogliono A litigare, prescindere se sono amici o non va. Esatto. amici, però forse è il caso che in quel momento stiano. Stiano lontani. Allora tu stai appunto magari esortando coloro che sono addetti al controllo a far sì che in queste tre sfilate. Ci sia più controllo. Infatti l'anno scorso c'erano pure i carabinieri volontari, se non mi Sì, sbaglio, sì, sì, sì. Più che controllavano. forze dell'ordine per far sì Vabbè. che Esatto. tutto vada per il verso giusto. Francesco, qualche idea tua? Allora, partiamo dal presupposto che io vengo da Villafranca e anche lì c'è un carnevale che è simile al nostro. Sì. E lì, a differenza di qua, c'è una sicurezza a livello di sfilata, quindi nella carreggiata dove sono le persone, è più coinvolgente, quindi sono molte più persone. Anche qui le persone non scherzano, però ho notato che il percorso è giusto, perché comunque alla fine raggruppi quasi tutta la Patti, sia nuova che vecchia. Quindi dà la possibilità anche ai carristi, che giustamente devono portare, ai turisti che portano il carro, di potersi un po' dare un occhio nelle strade, perché comunque qua a Patti le strade sono un po' strette. Sì. Quindi a livello di sfilata, secondo me va bene, comunque andrà bene Il anche percorso va sì, nel bene. resto degli anni. Come già ha detto Giuseppe, a livello di sicurezza, secondo me non ci siamo. Perché magari le persone del paese sì, si conoscono, quindi magari se nasce un disguido, una cosa, chiudono il discorso lì e se la vedono dopo. Sì. Le persone che vengono da fuori e quindi non hanno nulla da perdere, non gli costa nulla fare un litigio e quindi, che ne so, già alzare le mani, oltre al diverbio. E quindi giustamente i vigili urbani o comunque qualche volante della polizia o dei carabinieri o comunque in generale Sì. secondo me sia troppo poco. Ci vorrebbe qualcosa di più. Il fatto che si arrivi però comunque al litigio è anche perché forse si è alzato un po' troppo il gomito. E Quello allora sempre. preveniamo questo, cercare di non bere prima, di non Bisogna avere la testa sulle spalle, o Esatto. comunque bere ma con Senza strafare, intelligenza. senza Ecco, strafare. vogliamo essere un po' alle grotte, diciamo così, d'accordo, ma senza strafare, hai detto bene. Esatto. Una volta che termini, si conclude la sfilata, purtroppo c'è questa usanza che c'è il fuggi-fuggi dalla piazza Marconi, ognuno giustamente è stanco, se Certo, ne se torna a ne torna a casa. casa a riposare un po' e tutto. Pensate invece che ci possa essere un momento ancora di festa in piazza Marconi, Largo dei Normanni, piazza Mario Sciacca, rimanere ancora là? Si ipotizza magari di far un circuito più volte dei carri, farli Girare magari, più ecco, volte. sì, farli circolare più volte in questo circuito. Voi che ne Guarda, pensate? a parere mio, è un mio Sì. pensiero, una mia riflessione. Secondo me, alla fine parliamo sempre di sfilata prima della premiazione, ma si potrebbe fare anche dopo. Per il martedì c'è la premiazione, quindi si rimane sino all'ultimo perché Certo. si aspetta la Secondo me si giudicazione. dovrebbe creare anche lì in Piazza Marconi un'area, diciamo, dedicata a ogni singolo carro. Nel senso che il carro si ferma lì e possa permettere alle persone di guardarlo. Perché cosa è capitato l'anno scorso? Che le persone, giustamente, sento che i carri erano molto vicini perché li mettevano in fila, le persone non avevano modo di guardare, che ne so, il pupazzo o comunque il movimento di un pupazzo. Quindi cercare in qualche modo di creare, non dico una fila indiana perché penso che sia un po' difficile, già se ci sono 5-6 carri, ma un qualcosa, magari un modo di parcheggiare, che ne so, il carro. Sistemare i carri in maniera Ecco, tale in che modo tale possano che. entrare tutti nella Esatto, piazza perfetto. E questo qua secondo e me. nessuno di voi dovrebbe andare via subito, Certo, perché rimanere il là gruppo insieme al deve carro, restare lì, perché deve rappresentare altrimenti il ho carro. notato pure che il carro rimane solo lì abbandonato, quando si spegne pure qualche luce, E poi effettivamente è tutti se un ne po' vanno. triste la cosa, Certo. no? E Giuseppe, tu sei d'accordo con Francesco Sì, di è questo parco un'ottima. carri, chiamiamolo così, di Sì. questo posto? Anche se mi sa che si può fare prima della sfilata, perché nel piazzale Alioto è previsto anche quest'anno che tutti i carri devono essere già lì alle 14:30 per essere ammirati dalle persone. Sì. Quindi questo si fa prima della sfilata e va bene. Voi
Giuseppe, parla tu, lo proponete di farlo anche dopo? A sì, sarebbe un'ottima idea, perché magari non tutte le persone, magari le persone escono dopo per guardarli solo in piazza e non scendono a Patti Marina, quindi hanno il modo di vederli. Tanta gente attende infatti l'arrivo della sfilata in piazza Marconi. O comunque lungo il percorso. Sì, esatto. Allora, vediamo se prendono appunti coloro che sono gli addetti al carnevale, che si stanno organizzando il carnevale, se hanno preso questo appunto non tanto per questo anno, ma per il prossimo. Io volevo aggiungere un'altra cosa, sì, se mi consenti. Certo, Francesco. Noi l'anno scorso, la prima uscita che abbiamo fatto, sì, al ritorno, mm-hmm, fatto diciamo il giro della piazza Marconi. Il venerdì. Esatto. Sì. Abbiamo notato che quasi tutti i carri hanno spento l'impianto e luci, se ne sono andati. Noi l'abbiamo fatto anche perché giustamente non è che potevamo pretendere chissà che cosa, però gli altri due giorni prima della premiazione, quindi il giorno prima e il giorno della premiazione, uh-huh, abbiamo pensato di lasciare l'impianto acceso e continuare a suonare, sì, in modo tale che comunque un paio di persone o comunque di ragazzi ci sono venuti dietro e poi ci hanno seguito al capannone, abbiamo fatto festa lì e ci siamo andati. Questo. La festa è continuata, allora, sì, è continuata fino al tragitto dove noi abbiamo in questo momento il carro. Vorresti che accadesse questo anche? Ma lo spero, anche perché ci dobbiamo divertire non soltanto durante ma anche dopo. Io penso, cioè, poi ripeto, è una mia riflessione, poi può essere che sbaglio, non è che siamo tutti perfetti. No, è un tuo pensiero che sicuramente in tanti condivideranno. Ultima domanda e chiudiamo qua questa bellissima chiacchierata con i giovani. Oggi sono più contento, visto che ho sempre gente grande, invece oggi a contatto con i giovani. Giuseppe, carnevale storico. Lo avete saputo anche voi, il Ministero dei Beni Culturali ha inserito Patti tra i 71 in tutta Italia. Una tua riflessione, cosa hai pensato in quel momento? È un fatto importante. Certo, per è molto importante perché vi dà stimoli, dà anche valore, stimoli a noi di continuare con questa tradizione a realizzare questi carri. Quindi un motivo in più per fare sempre meglio. Per fare sempre meglio, esatto. Perché adesso tutta l'Italia anche ci può guardare e chissà, speriamo, no, chissà, speriamo che arrivino tante persone anche da altre città a venire a vedere il Carnevale di Patti. Questo è, secondo me, uno dei... per cui una persona deve essere orgogliosa di essere di Patti, perché o è una delle manifestazioni comunque più... o delle feste più importanti che si hanno qua a Patti, anche perché raggruppa sia soltanto... non soltanto diciamo le persone attesi, sì, ma anche da fuori. Bene, e allora abbiamo dato la parola sul Carnevale di Patti anche ai giovani ed era giusto, era doveroso sentire le loro impressioni e mi sa che hanno detto delle cose davvero giuste, hanno proposto sia per il discorso dell'ordine pubblico, sia per qualche novità per poter dare una ventata nuova magari dopo 55 anni a questo carnevale, avete lanciato dei messaggi chiari. Dunque i giovani hanno sempre, diciamo, la parola e dobbiamo ascoltarli. Grazie a tutti, grazie a Giuseppe, vuoi dire col cognome anche? Mazzeo. Mazzeo, così ti conoscono in tanti, Giuseppe Mazzeo e Francesco Piscazzi. Perfetto, grazie a tutti. SRL incontrada Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container compattatori scarrabili. Presso la sede incontrada Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL al servizio dell'ambiente.